Ormai non si parla di altro in questi giorni, nel senso che la funzione backup che troviamo su iOS sembra che sia diventata veramente la feature killer, quella che tutti vogliono sul proprio smartphone, anche quelli che possiedono Android. Ma noi, vi ricordo, abbiamo fatto uscire qualche mese fa un articolo che parlava proprio di questo, in particolar modo una guida che spiegava proprio come installare questa funzione all'interno del proprio smartphone Android. Voglio quindi riproporvi questa guida e farci finalmente un video, perché in quell'occasione era stato semplicemente un articolo scritto così per rendervi, diciamo, informati di questa notizia, ma ecco, oggi voglio proprio portarvi una guida su questo, spiegarvi come installarla sul vostro smartphone Android, meglio se Pixel, ma poi magari ne parliamo anche dopo su che cosa succede nel caso in cui abbiate un altro smartphone Android. Quindi mi raccomando, cliccate sulla campanellina per non perdervi tutti gli altri nuovi video, ovviamente iscrivetevi al nostro canale e seguiteci poi anche sui nostri canali GSDs per rimanere al passo con tutte le nostre news, ma soprattutto con le offerte e gli sconti provenienti dai principali store online. Noi quindi ci ritroviamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, vado a spiegarvi brevemente come installare all'interno del proprio smartphone questa app. Vi ricordo che qui ci troviamo su Google Pixel 4 e voi vi chiederete perché ho utilizzato Google Pixel 4, semplicemente perché all'interno dell'applicazione stessa sono presenti alcuni preset, tra cui Pixel 3 XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL, quindi ho voluto farvela vedere nella miglior maniera possibile. Voi comunque provate sul vostro smartphone a scaricarla e fateci sapere con un commento qui sotto come funziona, così magari ne discutiamo anche insieme. Comunque io qui sotto in descrizione, sotto il video, vi lascio il link per l'articolo. Voi magari gli date un'occhiata, ma quello che interessa in particolar modo a noi è proprio questa voce che trovate qui, ovvero noi dobbiamo cliccare proprio su link, entrare su GitHub e andare un pochino più giù proprio sotto gli screenshot. E quello che interessa a noi è appunto la beta, quindi 0.8.1 beta. Clicchiamo qui, si aprirà poi questa pagina sempre su GitHub. Andiamo un pochino più in basso e troviamo gli assets, ed è quello che interessa proprio a noi perché dobbiamo andare a scaricare l'APK, quindi la prima voce che trovate qui sotto. Ovviamente io l'avevo già scaricata, poi l'ho eliminata per farvi vedere effettivamente come fare. A un certo punto poi possiamo installarla e vedremo che nella home page ci saranno due problemi, tra virgolette, che andremo subito ad eliminare al primo colpo. Vi troverete molto probabilmente anche voi questa interfaccia con questi due problemi, chiamiamoli così. Dobbiamo innanzitutto attivare proprio l'applicazione, come ci viene detto da questo suggerimento. Andare quindi ad abilitare quest'app, andiamo su consenti e poi successivamente clicchiamo anche qui. Io sinceramente non ho nessuna ottimizzazione della batteria attiva, nessun sistema di questo tipo, ma comunque noi andiamo su consenti ed eliminiamo questo problema. Andiamo però un attimo al banco, così vi faccio vedere ancora meglio quali sono tutte le voci presenti all'interno di questa applicazione su TapTap, così andiamo ad analizzarle un po' nello specifico. Andiamo effettivamente a vedere come funziona questa applicazione, perché oltre alla prima voce che abbiamo già settato precedentemente possiamo entrare nelle singole gesture ed attivare i vari preset. In questo caso, utilizzando il Pixel 4, ho proprio attivato quella del Pixel 4, ma voi con il vostro smartphone provate anche altre soluzioni e poi fateci sapere effettivamente come vi siete trovati. Qui è possibile settare anche la sensibilità. Ecco, diciamo che la sensibilità è già piuttosto buona, io l'ho lasciata su questo standard, quindi il cursore non l'ho assolutamente mosso e devo dire che è piuttosto reattiva, tra un po' lo vedrete. Entriamo infatti all'interno proprio delle singole azioni. Questa è quella con il doppio tap. Qui vediamo che ci sono varie schede, queste possono ovviamente anche essere aggiunte. Soprattutto nel menu azioni ci sono davvero tantissime possibilità, si possono fare un sacco di cose. Vi faccio vedere però brevemente come funziona. Se noi abbiamo nella prima scheda screenshot, con un doppio tap sul retro sarà possibile eseguire uno screenshot, mentre se ad esempio poniamo in prima posizione con il trascinamento il fatto appunto di lanciare Assistant, in questo caso con un doppio tap verrà lanciato Assistant. A questo punto, come detto, possiamo anche aggiungere altre azioni. Abbiamo visto un po' già
quelle che sono le azioni consentite all'interno di questa app, quelle relative all'utilità, al lancio appunto di alcune applicazioni, ad esempio della ricerca su internet, su Google e quant'altro. Andiamo a vedere poi anche le gesture che è possibile attivare con il triplo tocco. Dobbiamo cliccare su questo menu e mi raccomando, attivate questa funzione perché sennò non funzionerà assolutamente. Quindi una volta attivata, troviamo qui ad esempio la scheda delle notifiche, facciamo un triplo tocco sul retro e vediamo che si attivano le nostre notifiche. Riproviamo, il sistema veramente è già molto sensibile, quindi io non andrei ad aumentare la sensibilità che trovavamo all'inizio. Anche in questo caso possiamo attivare tutte le funzioni che trovavamo precedentemente, non c'è assolutamente nessuna differenza, quindi lo potete personalizzare proprio nella maniera che ritenete più giusta. Qui poi troviamo anche altre opzioni, come ad esempio, qui siamo entrati in quella di prima, ad esempio le varie eccezioni, quindi quello che non deve assolutamente essere fatto in alcune condizioni. Quindi se noi ad esempio quando lo schermo è spento facciamo un triplo tap, non vogliamo che ci mostri le notifiche e quindi dobbiamo appunto proprio ad andare a disabilitare questa opzione. Quindi con schermo spento assolutamente non funzionerà questo tipo di app. Andiamo anche a vedere che cosa troviamo all'interno della voce notifica. Secondo me qui la traduzione è un po' errata, perché effettivamente noi quando andiamo ad eseguire un doppio tap o un triplo tap abbiamo un feedback aptico. Questo viene eliminato nel momento in cui noi deselezioniamo appunto questa voce, quindi credo che qui la traduzione sia stata abbastanza errata. Qui poi abbiamo le opzioni avanzate, ma io non andrei assolutamente a toccarle più di tanto, e qui ovviamente abbiamo poi tutte le informazioni relative all'app stessa. Anche per questo video è tutto, però quindi, come detto anche precedentemente, fatemi sapere effettivamente che cosa ne pensate di quest'app, se sul vostro smartphone soprattutto funziona, perché non abbiamo ancora avuto modo di provarlo anche su altri terminali, quindi lasciate un commento qui sotto così magari ne parliamo insieme. Mi raccomando, poi seguiteci anche su tutti i nostri account social e non sto a riparlarvi di tutti i nostri canali Telegram, inclusi i canali GSDeals, per rimanere sempre al contatto con noi e con tutte le offerte provenienti, diciamo, da tutti gli store che trovate online. Noi quindi, come sempre, ci ritroviamo ad un prossimo video. Un saluto da Luca per GSChina.it.